Sì, oh, che Vito mi parli di questa figlia ritrovata. Niente. Niente. Beh, lo capisco, lui ha paura delle sue reazioni. No, no, io voglio vedere e conoscere quella figliola. Ma perché vuol complicare le cose, santo cielo, signora? Ma no, le pare che io, moglie, possa far finta di niente dopo quello che so? Bene, insomma, in fin dei conti, cosa c'è di male? Una figlia più, una figlia meno. Io trovo che qui la gente si preoccupa troppo dei figli degli altri. Basta che uno dica che ha un figlio, tutti lo vogliono vedere. Quella è la figlia di mio marito. E appunto, sono affari suoi. E lasci sbrigare a lui. Lei è scapolo, non può capire. Mi dica piuttosto, dove si trova? Ma se no, che vuol che ne sappia io, signor? No, caro lei, no! Mio marito veniva a vederla qui. Sua cognata ne era al corrente, lei anche, dunque... Vuol dire che frequentava questa casa? Frequentava, adesso non la frequenta più. Perché? No, da 3 giorni non la frequenta più. Io lo domandi a lei, cosa vuole che ne sappia io, signora? Io so soltanto che qui sotto c'è qualcosa di poco chiaro, ma io l'avverto che sto con gli occhi bene aperti e che prima o poi verrò a capo di tutto. Glielo dica anche a mio marito se l'incontra. Glielo dica, caro signore, glielo dica. Buongiorno. Oh. Ciao, paparina. Ah, finalmente ti fai via. Ci siamo rimessi a nuovo, eh? Ti vado, mica male, vero? Dunque, che cosa hai combinato ancora? E che cosa mai combinato tu, piuttosto? Sì, brava. Hai avuto quella bella alzata d'ingegno, te ne sei andata e ciao, eh? E adesso quel caro uomo del tuo pseudo zio pretende che io sposi tua madre. Non crederai mica che io persuada mamma a sposarti, vero? Senti, guarda, cara, con tutto il rispetto per tua madre, guarda, neanche se mi scannano. E allora, se non è per chiedermi la mano di mamma, perché non mi hai fatto chiamare con tanta insistenza? Cara, perché io sono un imbroglio, un pasticcio, non so più come uscire, mi sono rivolto a te, va bene? Hai qualche idea? Una ce l'avrei. Quello pretende che io sposi la madre di mia figlia... Ma per sposarsi, tu mi capisci bene che bisogna essere in due. Ora, se la madre di mia figlia rispondesse, picche, io sono a posto. Spiegati meglio. È una cosa un po' delicata. Tu non potresti persuadere tua madre a venire qui, fingere che noi due un tempo... Neanche parlarne. Per quel che posso io, personalmente, sono a tua disposizione per aiutarti e te l'ho dimostrato. Ma mamma, lasciala perdere. Piuttosto, perché non sei sincero con tuo fratello e gli dici che è stato tutto un imbroglio per spillargli il denaro? Ah! Ma tu non lo conosci, digli la verità, quello lì è quello che è capacissimo di metterci nei guai tutti, anche te, bellina cara, denunciandoci per tentato raggiro. Ma possibile che non comprenda la tua situazione? Se ti dico che tu non lo conosci, lui lì, mi ricordo che quando eravamo giovani tutti e due, studenti universitari a Bologna, lui, l'unica volta che si imbarcò in un'avventura galante, l'ha fatto sotto il mio nome, per evitare scandali e complicazioni. Te l'ha detto lui? Ma che me l'ha detto lui, figurati, l'ho saputo per combinazione. Io ammetto benissimo che facevo la corte a una ballerina del varietà, e questo una volta mi ha fatto una scenata di gelosia, perché una canzonettista che figurava nel programma insieme a lei, una certa... Lili Giugiu, come mi ricordo, Lili Giugiu, non siete Lili Giugiu, le avevo detto di aver avuto una relazione con me. Io non sapevo niente. Allora, voglio essere messo a confronto con questa Lili Giugiu. E Lili Giugiu non sapeva nemmeno che io fossi. Però, quando mi descrisse l'uomo che si era spacciato per me, io capii subito che si doveva trattare di quell'ipocrita di mio fratello. E tu non gli hai detto niente? Cosa dovevo dire, per quello che me ne importava, figura. Un uomo così meriterebbe una lezione, invece. Già, bravo, lui merita la lezione, ma nei guai, eccolo qua, ci sono io. Eppure una via d'uscita devi trovarla. Oltretutto, io ho bisogno di altre 2000 lire. Lo mandi a me, la domanda? Sicuro, perché riguarda la tua operetta. Carlita, al quale ho dovuto raccontare tutto, ha finito per riderci. Beato lui che può riderci.
E ha anche tirato fuori dei soldi per la compagnia, ma più di una certa cifra non può. E con altre 2.000 lire metterei su uno spettacolo che levati. Sì, levati tu dalla testa queste idee. E chi lo sa, caro te? Credi che non sappia raccontare frottole anch'io? Ah, sei venuto a più miti consigli tu. Sì, è sto bene. No. Niente moine, niente storie. Ti sei comportata con noi in un modo inqualificabile. Senza cuore. Dopo che ti avevamo accolta così. Io proprio non capisco come tu abbia avuto l'ardire di rimettere piede qua dentro. Si vede che certi pudori tu non li provi. Calmati, Giuseppe. Può darsi che Marta abbia qualche giustificazione. Sei sempre buona tu, come al solito. Quali scuse vuoi che abbia? È sua che non ha voluto dirmi la verità. Oh, lo sentite come mi tratta? È tutto perché non ho voluto assecondare i suoi progetti. Me ne sono andata via di qua perché lui voleva che facessi credere morta la mia mammina. E lui si rifiuta di sposarlo, brutto e cattivo perfido che non è altro. E allora sono andata da lei, che era tanto sola, triste e abbandonata. Mi hai fatto bene, piccina mia. Lo vedi, Giuseppe, che la nostra Marta ha dei buoni sentimenti. Dunque, proprio come pensavo, sei tu con il tuo ributtante cinismo che ti rifiuti. Lui. Ma non è vero niente, andiamo. Io non ho nulla a che fare con quella donna. Quella donna, la madre della tua creatura. Ma brutto cattivo. No, stai buona, non piangere, cara, non piangere. Provvederò io a tutto. Certo, e al più presto anche. Costringerò io questo bel tomo a fare il suo dovere. Che gioia! Così il sogno della mia povera mammina sia vero. Libertino! Per un quarto d'ora ve la mando. Chissà come sarà contenta quella santa donna. È stato il tormento di tutta la sua vita. Ora mi pare che la cosa sia del tutto chiarita. Stefano, pensa a quella povera donna vittima del tuo egoismo, in attesa per anni e anni che tu ripari la tua colpa e le restituisca l'onore. E io non posso permettere che un nome onorato sia offuscato della più piccola macchia, soprattutto in questo momento. Sicuro, tu non lo sai ancora, ma tuo fratello, con un giusto riconoscimento della sua vita onorata e prova, è stato incluso nella lista dei consiglieri del circolo Virtus et Labora. Ecco, ti mancava solo questo. Sicuro. Ora tu capirai che mai come in questo momento il nostro nome... Voglio sperare che comprenderai che non li devi nuocere. Sicché, perché la mia elezione non sia intralciata, bisogna che tu regolarizzi immediatamente la tua posizione familiare. Alle corte ti do 10.000 lire, ma... va bene? Come hai 10.000 lire? Guarda, ti firmo subito l'assegno. Ma quando verrà la madre di tua figlia? Guarda, fammi il favore, ti prego. Chiamala quella donna, chiamala la madre di Marta, chiamala come vuoi. Ma non chiamarla la madre di mia figlia perché mi dai i nervi. A proposito, come si chiama in realtà? Chi? È la madre di tua figlia. Scusi, signore, c'è la madre di sua figlia. Oh. Veniamo subito, andiamo. Ci siamo. Andiamo. Ma cosa succede? Vieni con me. No. Andiamo. Thank you.
Giuseppe, io vi lascio. La vostra coscienza vi illuminerà. Cambiato per niente. Signora, c'è un equivoco. Va meglio. Va meglio, scusate. Sono di quelle emozioni. Capisco, signora, anch'io alle volte. Io un po'. Ma sei proprio rimasto tale quale, sai? Signora, le ripeto che c'è un equivoco, non sono io, Stefano. Non ricominciamo un'altra volta, eh? Una volta va bene, ma la seconda non attacca più di farsi passare per un altro. Come? Lei magari non lo sa, ma questo qui tanti anni fa si fece passare per suo fratello. Cosa? Questa donna non sa quel che si dice. Sì, signore, per suo fratello. Come? Io con lei? Adesso magari ti vergogni, eh? Ma quando ero bella, la bella Lili Giugiù, ti andavo a fagiolo però, Lili Giugiù? Lili Giugiù diventa Chantrika trasformazione. Lili Giugiù! Sì, ma ora mi ricordo! A Bologna, allo Splendore! Bravo, proprio lì! Stefano, ti assicuro che io non... che tanti erano quelli! E che è successo? Quando ballavo il cancan! Un momento! Un momento, signora! Ma allora, Marta sarebbe figlia di lui! Mia? E di chi allora? Sai che sei stata una bella carogna, però? Lui! Meno male che adesso mi sposi! Lui, sempre lui! Impossibile sposarla! Oh, mia figlia mi ha detto che mi sposavi, ma, eh! Ma io... Ma... Cosa devo fare? Questo è niente. Quando Maria Giulia verrà a saperlo... No. Tu che volevi evitare lo scandalo per le tue elezioni? Mio Dio! Oh, questo è un tipo che lo fa lo scandalo, sai? Basta guardarla. Bisogna evitarlo, qualunque cosa. Sì, il nostro nome, eh? E intanto tu ti servi qui le tue porcherie. Va bene, appa, passa. E non mi date un soldo perché la mia vita non ti piaceva. Hai ragione, ma ora bisogna fare qualcosa per amor di Dio. Mi fai pietà. Sentite voi, buona donna. Ma che buona donna? Sono una signora io. Ma scusatemi, sentite voi, signora. Questo signore qua, che è poi mio fratello, non è vero, ci ha ripensato. Se invece di sposarvi vi passassi una bella sommetta, tanto per togliervi un po' dal bisogno, così, non è vero? Lasse ad esempio 2.000 lire, eh? 4.000 lire. Mi sembrava che due... Prima, ma adesso 4.000 lire. Sì, ha ragione lei, adesso ce ne vogliono 4, eh? Allora diciamo 4.000 lire. E io sparisco. Sei d'accordo, Peppino Bello? Vabbè, tutto quello che vuole. Tutto quello che vuole purché se ne vada. Della colpa. Eccole, signora. Grazie. Lei sì che è un galantuomo, mica come quel farabutto lì. Come ti conosce bene. Se ne vada adesso. Se ne vada! Vado. Adesso mi dà del lei, eh? Ma quando era lo splendor, eh?
cosa sei tu? Tu sei un povero locco. Se quella nobile dama ti avesse preso in giro, eh? Sei un cinico. Ma non l'hai veduta? Era il ritratto di Marta. Ah, te ne sei accorto anche tu? Certo, è per questo che non ho avuto dubbi. Comunque tutto ciò è la triste prova a quel punto può portare un momento di follia. E l'hai pagato un po' caruccio, vero? Lo ammetto. Non parlo delle 4.000 lire. 14.000. Perché 14? Ci sono le 10 che devi a me. Ma tu vaneggi. Come vaneggia? Io, caro, ma tu dimentichi, o fingi di dimenticare, che tu mi hai promesso 10.000 lire se io sposavo la madre di mio figlio. Ma siccome non è la madre di tua figlia... Già, ma è la madre della tua. Sei tu ora il papparino. Sputa i denari, papparino bello. Che io dovrei dare a te? Ma non hai proprio il senso morale! Ah, tu la vivi così? Oh! Maria Giulia? Cosa vuoi fare? Non so, aspetta un po', come si dice in termini industriali? Facciamo un arbitrato. Chiamiamo Maria Giulia, le raccontiamo tutto e facciamo decidere a lei. Maria Giulia? Ma questo è un ricatto! Non sarà benissimo, tu lo sai, io non ho il senso della morale, allora... Maria Giulia? Ti do... 2.000 lire. Maria Giulia? 3.000. Cognatina bella? Non ti darò niente, canaglia! Va bene, d'accordo, e allora... Maria Giulia? Ecco. Sono qui. Qui con la signora signori. Questa è? Porca miseria, questa non ci voleva adesso. Mio marito, signora. Mio cognato lo conosce già. Sì, sì, certo, è stato appunto lui a raccontarmi tutto. Figurati, Giuseppe. La signora signori mi ha riferito una storia nella quale francamente non ho capito nulla. Marta non sarebbe affatto figlia di Stefano. Ah, sì! Certo che non è figlia mia, no! Ah, no, un momento, mettiamo le cose a posto. Io l'avevo detto soltanto per salvare qualcuno che aveva delle serie ragioni per nascondere a tutti la propria colpa. Stefano. Sì, è vero, Giuseppe. Qualcuno che aveva 100 ragioni, anzi 10.000 ragioni per nascondere a tutti la propria colpa. Non capisco! Ma io sto... Capisci anche Giuseppe? È vero, Peppino, bello, andiamo. Tu le capisci quelle 10.000 ragioni, no? Non parli? Ah, non parli, ma guarda un po'. Non ti pare una buona ragione che quel tale avesse moglie e non volesse farglielo sapere? Una moglie? Ma di chi parli? Come parlo? Io parlo... Peppino, glielo dico? Allora... Sì, vero, sì. Ci sono 10.000 ragioni per tacere. Hai visto? Maria Giulia, lo capisce anche Peppino, l'ha capito. Ma io adesso voglio sapere se Marta non è figlia di Stefano. Di chi è figlia allora? Purtroppo di mio marito, signora. Cosa? In questo caso, allora, Vito sarebbe la verina! Basta! È questa, la figliola di mio marito. Ma lasciate che le spiego io. Tu, cosa sei venuta a fare qui, disgraziata? Ma tu non lo sai che quella è la moglie di Vito? Sentite, ebbene, le ha spiegato? Sì, all'incirca le ho spiegato. Allora, cara, abbracciami. Abbracciami e chiamami, mamma. Vuoi... Per me, non ci sono abituata. Che quadro commovente. Stefano, ma questa è una porcheria. Senti, mia no, tua no, di qualcheduno. Deve essere figlia, no? Oh. Sì, e da oggi tu verrai a vivere con noi, eh? Oh no, non mi beccate più. Oh, che ingrata, la signora ti offre una famiglia. Oh, tante grazie, ma la famiglia me la faccio da me. Carletto mi sposa e così tutto va a posto. Ah, brava! Evviva! Complimenti! Carletto? E chi è questo Carletto? Giuseppe, non indagare. Ti basti sapere che fra qualche mese tu non sarai più
Papavi. No, sarai nonnino.